Quasi pensavo di dover sistemare qui l'attrezzatura, no? Dato che è stata riposta qui a casaccio e qualcuno anche mi aveva scritto se era possibile, c'era rimasto questo, se era possibile mettere il tappetino per Pilates sotto.
adesso si è diventato più grande. Abbiamo anche la doccia, mi piace il fatto che si può aprire, quindi potremo andare a riporre qui qualcos'altro. Abbiamo questi cassetti, ma sono già pieni di cose. No, questo è vuoto, questo è già pieno. Abbiamo una lavatrice anche, e queste cose non si possono spostare. Questa volta abbiamo anche la possibilità di riporre qualcosa all'interno del nostro specchio, che è sia specchio sia portaoggetti, e qui c'è uno spazio per un asciugamano volendo, o un accappatoio, adesso non so. Andiamo a vedere cosa troviamo dentro questo scatolone. Un altro spazzolino da denti, ma quanti ne abbiamo? Ma in quanti viviamo qua? Adesso mi viene il piace che c'è uno verde, uno viola, top. Quello arancione non mi piace. Un altro forse spazzolino da e un altro dentifricio, forse questo non è nostro, o forse non è un dentifricio. Potrebbe essere anche, sai, che si potrebbe avere uno un dentifricio per l'igiene orale e un dentifricio per sbiancare i denti. Poi abbiamo un rasoio. Ce n'è uno. Lo mettiamo qua dentro. Un tagliaunghie. Mi sembra di fare il Tetris. Basta, se no mi danno copyright. Allora, qui volendo cosa ci sta? Sono fiammiferi questi. I fiammiferi direi che non vanno in bagno, ma in cucina. Infatti guarda qua che macello, quanta roba che abbiamo. Metterei dentro qui, vicino ai fornelli, dentro a un cassetto. Ok, poi cos'era questo? Il filo interdentale. Io avevo detto che era l'altra volta il deodorante roll-on, ma forse è filo visto la forma, sono indecisa tra questi due oggetti. Comunque lo mettiamo qua. Poi qui c'è il profumo. Questa acqua, sicuro che è una di quelle spazzole per spazzolarsi barra lavarsi la schiena e anche i piedi, secondo me, così non pieghi la schiena. Top. La voglio anche io. No, io ho visto una cosa che mi comprerò quando avrò casa mia. Ce l'ho già, ma quando andrò effettivamente a viverci, che avranno finito finalmente le scale. Dovevano cominciare la scorsa settimana, hanno detto se non piove iniziamo la prossima settimana, e indovina un po', ha piovuto tutta la settimana. Vabbè, comunque ho visto questa, una cosa tipo un tappetino di silicone che ha, sembra più grande ovviamente per pulire i pennelli, e invece serve per pulirsi il sotto dei piedi, quindi anche massaggiante. Lo voglio alle ventose, lo appiccichi dentro la doccia quando ti serve, poi lo stacchi, perché se resta bagnato dopo fa la muffa, e ti metti il sapone e poi strofini i piedi. Ma sai che bello che deve essere? Io lo voglio. Schiuma, sembra una di quelle
spostare la frana con l'accidente. Vabbè. E abbiamo finito. Non mi questo cuore, non so dove metterlo. Ecco. E allora il cuore lo mettiamo qua. E la stella la mettiamo qua. E il cuore lo mettiamo qua. Ecco, già mi, il colore fatto così già mi dà meno fastidio. Mi dà fastidio che questo sia qua. No, ma non posso spostarlo. Se ti ricordi, qui non c'è possibilità di appenderle, ma possiamo magari riporla qui insieme a tutte le altre pentole, padelle, eccetera, eccetera. Un asciugamano, eccolo lì, il terzo asciugamano, che bel colore. Da notare che hanno gli stessi colori degli spazzolini. Che magari compro extra così, no?
Cos'è quello? Che non mi sembrava una cosa ambigua. Aspetta. Dovremmo fare una cosa per volta, ma non è stato questo. Ah, questo andava qua, non mi piace. Vabbè, non mi piace perché c'è troppo caos. Però boh, dice che va qua. Questo dove va, cazzarola? In doccia. Stickers per rischio elettrico. Non ci credo. Ho vinto uno stickers di rischio elettrico perché ho messo questa cosa elettronica che non ho capito cos'è. Forse qualcosa che fa in cucina, non lo so. E l'ho messo dentro alla doccia. Accidenti. Forse va qua. Ma dove va questo? Sì, questo no, già, cioè, fammi capire. Non ti va bene nessun posto, cioè, non so io. Aspetta, scusa, Puccino. Non gli va bene niente. Non so se hai sentito. Comunque benissimo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso la nostra.
Questo